Ciao a tutti, nuovo video per la serie Get Ready With Me, quindi ci prepariamo insieme e mi sto preparando per andare ad un battesimo, la figlia di una nostra coppia di amici, bellissima questa bambina, veramente bella bella bella. E quindi niente, ho deciso di, sono riuscita a ritagliarmi un po' più di tempo per prepararmi, proprio perché volevo registrare un Get Ready With Me. Mi piacciono tanto questi video e se riesco vi faccio vedere anche come vorrei vestirmi, anche se ho ancora un punto interrogativo, perché praticamente avevo in mente di mettermi il pantalone blu con le scarpe gialle, una magliettina beige che ancora devo definire e la giacca blu che ho comprato da H&M, però la giacca con il pantalone hanno purtroppo una tonalità di blu diversa. Ok, e quindi non lo so perché sotto le luci di quando ho fatto il video era abbastanza diverso. Devo vedere mettendoli insieme e stando sotto una luce normale, quindi non sotto queste luci forti, come sta, come viene, insomma. E quindi è un po' un terno all'otto, se vi devo dire la verità. Ecco, oggi è un po' un terno all'otto. Comunque, ne approfitto anche per farvi vedere come mi sto truccando ultimamente con questi ultimi residui di abbronzatura che ho. Allora, io in teoria quando sto uscendo normalmente mi fisso il correttore con il fondotinta compatto di pupa, perché la cipria che stavo usando ultimamente, ecco, con questo qui me lo fisso, perché la cipria che stavo usando ultimamente era un po' troppo chiara, per adesso sono ancora un filino abbronzata. E poi al posto del fondotinta stavo usando un po' di questa qui, che è la terra di Benefit, che mi sta piacendo tantissimo. Stasera, visto comunque è una serata particolare tutto quanto, voglio utilizzare la BB Cream Bronze di Pupa, che è veramente molto carina questa BB Cream. Metto un po' quella e me la stendo, ovviamente non troppa, però è bella perché non dà un effetto abbronzatura pazzesco, eh. Ovviamente bisogna scegliere la tonalità giusta, però dà un effetto molto carino e una cosa della quale non so se si vede abbastanza, però ho questo lato del corpo più abbronzato di quest'altro, perché una delle ultime giornate nelle quali sono andata al mare, se non sbaglio era un sabato, lo stabilimento praticamente avevano già messo tutti quanti i lettini in fila e non si potevano girare perché erano già tutti quanti prenotati, occupati, e quindi automaticamente stando sul lettino senza poterlo girare verso il mare, io mi sono presa il sole tutto quanto di più su questo lato qui e quindi mi ritrovo con questo lato più abbronzato rispetto a quest'altro, quindi ora provo a stratificare di qua per vedere di tamponare la situazione. Certo, non è una cosa proprio visibile subito, cioè uno ci deve proprio andare a far caso, però mi dà fastidio. Ok, metto anche qui. Per fissarla vado con la cipria minerale Can di Neve Makeup, che sta per finire anche. Sono sempre contenta quando sto per finire un prodotto, perché vuol dire che sono riuscita, avendone tanti ovviamente, magari ne inizio uno, poi me ne mandano un altro e per provarlo lo apro e quindi faccio fatica a finire determinati prodotti. Ci sono alcune tipologie di prodotti che finisco con molta frequenza, come correttori, quelli lì che utilizzo sempre, fondotinta, quelli lì che mi piacciono e uso sempre, ecco. Però ecco, tipo le ciprie, faccio fatica a finirle. Mi durano sempre tantissimo le ciprie. Comunque uso questa qua perché almeno è trasparente, quindi non mi va a schiarire troppo. Se usassi una invece colorata, penso mi andrebbe a scurire. E quindi vado per questa qui, che è anche molto sottile, quindi mi piace. Fa ancora caldo, quindi abbondo. Io sinceramente, oddio, arrivato alla fine dell'estate, sono veramente triste. Non che abbia fatto chissà che cosa quest'estate, tipo vacanze, cose, no, non sono andata in vacanza, non ho fatto grandi cose, però un po' di mare, ad esempio, me lo sono fatto qui vicino casa. Però a me, ecco, già che alle 8 di sera, adesso 7 e mezza, già comincia a far buio.
Allora, no, uno potrebbe dire wow, che figo, hai un sacco di cose quando ti devi truccare, hai l'imbarazzo della scelta. No, hai tante cose quando ti devi truccare e hai in mente cosa vuoi usare nel momento in cui non lo troverai mai, in mezzo a 3.000 cose. Ed io, ad esempio, ogni giorno è una lotta a cercare di ricordarmi dov'è che metto le cose. Uso questo anche se non era proprio questo qui quello che stavo cercando. Uso il Made to Last numero 005 di Pura. Tanto lo specchio. Che è un matitone waterproof giusto per avere un po' di base. Allora, ovviamente ora quando mi sto truccando per tutti i giorni non faccio proprio così, però è il mio trucco da sera o il mio trucco per quando voglio stare un po' più aggiustata. E ultimamente sto facendo sempre questo. Sopra questa parte che ho fatto con il matitone vado con questo marrone stupendo della Naked Basic, che è una palette che sto amando, che mi ha regalato Manuela, arte miniatura, sapete, la mia migliore amica. E me l'ha regalata per il compleanno e la sto amando, la sto veramente amando. E quando ancora non ero tanto abbronzata utilizzavo questo colore qui, ora che, e questo qui invece per le ombre. Ora invece che sono abbronzata sto utilizzando direttamente questo più scuro su tutto l'occhio, ma hanno proprio una texture particolare questi ombretti, sono veramente molto belli, molto ma molto belli. Io niente, semplicemente me lo metto qui. Pennello da sfumatura, puccio un altro po' di colore e comincio ad allungarmi qui nella piega, sfumando un po' i bordi. Eyebrow di Benefit, che dovrei temperare in teoria, molto in teoria. Ok. Il colore più chiaro della palette, ma non quello shimmer. Sempre con lo stesso pennello ci ho dato una pulitina velocissima così. E vado poi a riprendere quel colore che appunto stavo utilizzando quando non ero abbronzata e lo metto tra i due e sfumo, sfumo, sfumo. È semplice come trucco da fare, eh? Però boh, mi piace un sacco. Matita 2 in 1 gel di Deborah Milano, questa va all'interno dell'occhio. Oh, queste matite sono fantastiche, sia usate come eyeliner sia appunto per l'interno dell'occhio. Vabbè, all'interno dell'occhio io le fisso comunque, però sono veramente molto buone, durano, sono veramente waterproof e mi piacciono molto. In questi giorni sto mangiando tantissimo, stasera ho il battesimo, domani è il compleanno di Luca. Dopodomani è il compleanno di mio fratello, cioè, in più è quel periodo del mese per me, quindi sto mangiando proprio ad oltranza già di mio, cioè tipo mi vengono le voglie. L'altro giorno mi sono fatta i pancake, quelli alla banana con la cioccolata, non era proprio Nutella, era quella di Del Conad, però insomma, diciamo là con le calorie, roba del genere, ingredienti, così e così. E sto mangiando tantissimo e mi sto allenando anche di meno. Più sono dovuta partire 2 giorni e lì mangi quello che trovi, insomma, perché stavo fuori per lavoro e è un macello, è un macello. Io non so come ne uscirò da questa settimana. Cioè, uno fa tanto per cercare di mangiare bene, allenarsi e tutto quanto, e poi arrivano ste botte dove bam, comincia a mangiare di tutto, tutto insieme, perché ci sta a togliersi uno sfizio una volta, ma quando cominciano a diventare 2 settimane di fila di sfizi, giorno dopo giorno diventa un po' troppo. Aiuto. Eyeliner sempre di Deborah Milano ed è il Liquid Gel. Quanto è bello questo eyeliner. Ma no, devo dire che in generale gli eyeliner di Deborah Milano waterproof sono veramente molto buoni, li utilizzo da un sacco io. E adesso vediamo se riesco a rifarmela anche dall'altra parte, come al solito. Questa è la sfida giornaliera, l'eyeliner. Ok, sono diversi, già lo vedo. E adesso devo cercare di capire come aggiustarli per farli sembrare abbastanza simili.
Questa qui è abbastanza una mission. Ai ai ai. Posso farmelo piacere. Non è perfetto, ma ce lo facciamo piacere perché non voglio rischiare di rovinare tutto. Comunque, non ho fatto una cosa, ovvero riprendere il colore. Un pochino qui sotto. Allora, io vorrei fare sui miei social uno di quei regalini che faccio io, anche perché ho accumulato un po' di prodotti, ma credetemi se vi dico che non riesco a trovare il tempo. E ho anche tantissime email alle quali rispondere di lavoro, cioè proprio settembre per me è una cosa bestiale. Certe volte Luca mi fa, cioè io tipo mi fermo così a fissare nel nulla, no? Luca fa, che hai fatto? Io faccio, oddio no, scusa, stavo a pensare delle cose che devo fare su internet, eccetera. Perché cosa succede? Per quanto riguarda le aziende, ovviamente la maggior parte chiudono ad agosto per ferie, no? E poi riaprono a settembre. E quindi a settembre ti cominciano ad arrivare email, cose, lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Cose accantonate, poi riprese. Ce le fissiamo un po' queste sopracciglia. Poco, poco, dai. Mascara, anche questo qui era da tanto che non finivo un mascara, è il Deborah Milano, soprattutto era tantissimo che mi piaceva un mascara di Deborah Milano, ormai questo qui è quasi arrivato perché si è quasi seccato praticamente, ma ne è rimasto proprio poco, l'ho usato tantissimo questo qui, calcolate da quando mi è arrivato o poco dopo, insomma ho cominciato ad usarlo e non ho più smesso. Io sto pregando per quel pantalone, perché se non va bene quello lì devo mettere un jeans e mi dispiace sinceramente. Sì che abbinamento giacca jeans comunque mi piace, perché mi piace, però volevo proprio giacca e pantalone, volevo. Per i capelli penso li stirerò in modo molto semplice, anche perché se mi avanza un po' di tempo avanti si prepara Luca, io ne approfitto e lavoro un po' al computer, che male non mi fa. Oggi sono stata tutto il pomeriggio a lavorare. No, da stamattina, che oggi è pomeriggio. Da stamattina sto lavorando al computer. Aiuto. Gradi di vista che vanno via proprio. Ok, con gli occhi direi che ho fatto. Prendo sempre da questa qui un po' di colore luminoso, sempre lo metto sul naso. Qui. Un po' qui. Ci piace. Ok, e la mia fantastica terra che sta per finire anch'essa, guardate. Oh, quanto mi dispiace. La confezione devo dire non è proprio comoda. Scusate, metto il silenzioso e facciamo prima. Ecco. La confezione non è proprio delle più comode, però. Allora, questa cerco di fare una sorta di contouring blando. Quindi il famoso 3. Ok. Turing è un parolone. Non può mancare il blush, ovviamente. E voilà, in viso sono pronta. Mi manca il rossetto che però nella borsa, ma è un semplicissimo nude. Adesso mi vado a sistemare i capelli. Mi vesto e vi faccio vedere come sono vestita. Per quanto riguarda invece le unghie, ho ancora la nail art che avevo già caricato, quindi sempre perché non so quando riuscirò a caricare questo video, vi metto il link nel box informazioni. Sono passati da quando l'ho fatta credo 5-6 giorni, praticamente è ancora integra e perfetta, soltanto sui pollici come vedete ho il nero perché ho avuto una giornata di nervoso intenso, no? Per tutte quante queste cose vi dicevo. E praticamente stavo lì con, mi sa, è stato proprio con i denti a togliere, l'ho preso tipo antistress, mi sono tolta gli strass, ho tolto lo smalto, ma una roba bestiale proprio. E vabbè, andiamoci a preparare. Ok, mi sono lisciata i capelli, rossetto, ho messo un Haim di Pupa un nude, ma non ricordo il numero, ce l'ho di là, non l'ho visto. Comunque uno di quelli lì che utilizzo sempre io, che
D'inverno mi sembra più scuro, ovviamente adesso che sono più abbronzata lo vedo troppo chiaro, quindi forse ne vado a cercare un altro un po' più scuro. Comunque, come avevo previsto, il pantalone staccava troppo con la giacca e quindi poi con questo colore, il colore delle scarpe, erano troppi colori, quindi ho messo un jeans. Vi faccio vedere al volo. Questo qui è il jeansettino nuovo che avevo preso da H&M. Le scarpine gialle di Zara. La magliettina questa qui è di H&M. Poi la giacca blu sempre comprata da H&M recentemente. E come borsa volevo mettere quella lì gialla, però boh, non mi piacevano insieme. E alla fine quindi ho deciso di abbinare questa qui di Guess, che mi piace tantissimo. E come accessori ho messo soltanto questi qui di Stroili, quindi l'anello e il bracciale abbinati. Ed ecco qui. E quindi niente, fatemi sapere cosa ne pensate sia del look per quanto riguarda il viso, sia per l'abbigliamento. E niente, vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!